Viandanti nel web, si è appena concluso lo State of Play di oggi e siamo talmente emozionati, siamo talmente estasiati da quello che abbiamo visto che abbiamo deciso di farci un video appena concluso l'evento e quindi eccoci qui a parlare di tutti gli annunci e a condividerli con voi. Ma prima di cominciare vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi e di attivare la campanellina per supportare il progetto di Arcadia Cafè che è gratis e noi facciamo tante cose belle modestamente. Io sono Rhyme. Io sono Lux e soprattutto allacciatevi le cinture perché ci sono davvero un sacco di cose assurde che sono successe in questo State of Play, ve le raccontiamo subito tutte. Andiamo con ordine, i primi minuti della conferenza sono stati dedicati a Helldivers 2, che esce già l'8 febbraio, sappiamo già tante cose su questo gioco, quindi non ci soffermiamo più di tanto. Sembra molto divertente, molto carino esteticamente, non è il nostro genere, quindi passiamo subito a Shift Up che ha annunciato delle cose su Stellar Blade. Da quello che abbiamo potuto vedere, Stellar Blade strizza moltissimo l'occhio alla serie di Nier, sia come ambientazione, sia come idea e di tante altre cose. È un universo un po' più cyberpunk, molto colorato, molto particolare e in particolare il gameplay. La parte di interattività, i combattimenti, soprattutto il design dei mostri ci ha attirato tantissimo e ci ispira veramente abbastanza. Insieme alla nostra protagonista Eve dovremo sterminare questa razza di parassiti, di mostri inquietanti che hanno invaso la Terra con l'aiuto di Adam. Wink wink ancora a Nier e a tante altre cose. La Bibbia. Che invece è sulla Terra e ci aiuterà nella nostra missione. Oltretutto c'è una data di uscita, il 26 aprile, quindi questo 2024 inizia bello. Continuiamo con un nuovo annuncione di Sonic, Sonic X Shadows Generations, un nuovo capitolo di cui abbiamo visto poco, però è molto molto bello il filmato che ci è stato mostrato. E poi totalmente inaspettato è stato annunciato un gioco in esclusiva PlayStation 5, immagino perché era figurato solo per PlayStation 5, sviluppato da HoYoverse, quelli di Genshin Impact e di Honkai Star Rail. Io ho un po' paura perché i free to play con meccaniche gacha, però non è stato detto molto su questo gioco. Lo stile ovviamente è quello di HoYoverse, quindi tante waifu, però anche tanti robottoni, tante botte, tanti colori e a livello di design in realtà mi ha anche ispirato parecchio, quindi voglio crederci, voglio avere grandi speranze. Il titolo è Zenless Zone Zero ed è in sviluppo, quindi qua non abbiamo né una data né un periodo di lancio. Sappiamo che solo esiste. Che esiste. Continuiamo con una cosa che fa schiuma ma non è sapone. Che cosa sarà? Non è quello che pensate voi, ma come ha detto il nostro buon Frankie, parliamo di Phonestars che esce il 6 febbraio. Praticamente è un'esperienza multiplayer con questa schiuma un po' sbrodolosa, intendevi dire? Sbrodolosa, esatto. Sbrodolosa. Molto bello esteticamente, sembra divertente, ma ancora i giochi multiplayer non sono pane per i nostri denti. Quindi osserveremo un po' da lontano, però forse lo proviamo perché l'hanno incluso anche nel PlayStation Plus di febbraio. Ho un po' di paura per questa cosa, forse non so, pensano che non avrà tanti giocatori al lancio. Poi abbiamo un porting molto interessante perché parliamo di Dave the Diver, che è stato annunciato in uscita ad aprile su PlayStation 5 ed è stato annunciato per maggio invece un DLC starring Godzilla. Così c'è un Godzilla de fuoco che fa cose molto carino. Godzilla ci sta sempre come il formaggio sulla pizza, quindi... Comunque gioco molto apprezzato dalla critica, non vediamo l'ora di giocarlo anche su PlayStation 5. Parlando di porting, uscirà anche V-Rising in versione credo definitiva, perché è un gioco che è in Early Access dal 2022. Un gioco molto complesso, con elementi che strizzano l'occhio agli MMO, dei combattimenti molto tecnici e tante possibilità di personalizzazione dell'esperienza, ma c'è anche del crafting. Quindi sicuramente da tenere d'occhio, anche perché pure questo molto molto apprezzato. E uscirà genericamente nel 2024. Quindi questo State of Play è stato molto incentrato su cosa esce quest'anno. Eravamo un po' ansiosi, un po' tutti quanti, perché non c'erano stati chissà quanti annunci negli ultimi mesi. Ed eravamo anche un po' in tensione per questo, quindi sai, la domanda, chissà cosa uscirà? Uscirà qualcosa in 2024? Sicuramente sì, ma che cosa? E che cosa è uscito nel 2024? Cosa è uscito proprio adesso, appena è finito lo State of Play? Appena l'hanno annunciato abbiamo un Silent Hill, Silent Hill Short Message. Ragazzi, non avremmo mai pensato di avere un Silent Hill free to play che potevi giocare, che puoi giocare adesso, immediatamente, ma tra l'altro da quello che abbiamo visto anche molto interessante, molto bello anche a livello grafico, di mood, di ambientazione, di atmosfera, ecco, molto di atmosfera, PT, molto diciamocelo. PT, molto PT, e già questo fa pregustare della roba. Dobbiamo vedere, dobbiamo metterci le mani sopra, lo dobbiamo provare, ma da quello che abbiamo visto
tanta roba, ragazzi, e sono di un emozionato incredibile, soprattutto perché non è l'unica news riguardante Silent Hill, perché sono state mostrate altre immagini per quanto riguarda Silent Hill 2, che è il mio bambino, cioè nel senso sono così felice, altre immagini di Silent Hill 2. Sembra praticamente il Silent Hill 2, ok, è un remake, ma hanno aggiustato un po' la macchinosità del gameplay dell'originale. Sì, mi ha convinto molto quello che ho visto del gameplay, dei combattimenti melee, ma anche ovviamente della mira, che non è mai stata presente all'interno dei Silent Hill, la mira TPS classica, quella alla Resident Evil. Bisogna vedere come effettivamente verrà implementata, quanto sarà action, quanto sarà survival. Io spero molto nel survival e che ci siano poche risorse e che saremo spinti al melee o addirittura a scappare dai mostri, però vedremo, anche perché è in development e purtroppo qui non c'è nessuna data. C'è ancora un po' di amarezza perché è da un anno che noi aspettavamo qualcosina su questo Silent Hill. Però intanto appunto ci sono state mostrate delle bellissime immagini dei gameplay, ci sono stati dati un minimo in più di dettagli e quello che abbiamo visto ci è piaciuto e soprattutto abbiamo la conferma, ci stanno lavorando penso bene, quindi dai, se può fa. Altra bombetta, ci sono state delle news su Judas, il nuovo gioco dai creatori di Bioshock. Anche questo esteticamente, a livello artistico, quello che ci è stato mostrato ci è piaciuto e non vediamo l'ora di metterci le mani sopra. L'unico piccolo dubbio che è venuto a me personalmente, ma anche a me, sono d'accordo, potrebbe essere un po' troppo derivativo da Bioshock, perché ci sono questi poteri che scaturiscono dalle nostre mani che ricordano tanto i plasmidi. Soltanto che l'ambientazione sarà un po' più verso lo spazio, non siamo né in cielo, non siamo né sotto, né in cielo né in terra, né in cielo né in terra, né sotto il livello del mare. È un qualcosa un po' più, anche qui come per Starblade, un po' più di cyberpunk, però io ho fiducia, perché se Bioshock è una garanzia, anche se dovesse essere una reskin di Bioshock, almeno di base ti diverti. Quindi io spero che Levine non sia quella frusta sui dipendenti, perché ha avuto dei brutti behavior, brutti comportamenti nel passato anche per quanto riguarda Bioshock. Spero che si sia imparato. Ma le bombe non sono finite, questa in particolare potrebbe cambiare tutto per quanto riguarda la realtà virtuale di PlayStation, perché è stato annunciato Metro Awakening, un capitolo della serie Metro interamente sviluppato su PlayStation VR 2. Potrebbe, almeno da quello che abbiamo visto, essere l'Half-Life Helix di PlayStation, e vista la situazione del PlayStation VR 2 in quest'anno, ci voleva assolutamente una killer app. Speriamo tantissimo che sia un bel gioco. Sembra estremamente interessante per noi, innanzitutto perché tratta un libro da una serie di libri molto amata e molto interessante, ma anche perché ci intriga questo misto di FPS e horror, quindi una cosa un po' più action, un po' più dinamica, ma con l'inquietudine degli ambienti di Metro, che sono comunque claustrofobici, ci sono tutta una serie di cose molto molto inquietanti, e ci ispira tantissimo. Potrebbe davvero essere una killer app appunto per PlayStation VR 2 e non vediamo l'ora di provarlo, stiamo proprio con i brividini. Sempre su PlayStation VR 2 è stato molto bello vedere più di un annuncio, però soltanto due. Questo Legendary Tales, che esce l'8 febbraio, quindi la settimana prossima, molto strano, un po' trash, un po' divertente. Stavo dicendo pipposo, nel senso tipo pippo, clunky, un po' goffo, ma goffo in senso strampalato, ecco. Una sorta di Dark Souls, però parodia, però per PlayStation VR 2, dove puoi letteralmente mettere le frecce nel ginocchio al nemico. C'è stata una parte di quello che hanno mostrato, sì, che ha tipo colpito un nemico proprio nel ginocchio. Vabbè, Skyrim Reference, però sembra molto divertente, sembra un gioco molto leggero comunque per passare del tempo di quality time, e anche in quel modo lì non è che mo dobbiamo avere tutte le storie pesanti come Metro con la narrativa, possiamo anche divertirci e basta, ricordiamocelo. Detto questo, abbiamo un annuncio molto molto importante, perché è stato detto qualcosa di più su Dragon's Dogma 2. Abbiamo visto il gameplay, abbiamo visto anche molto del mondo di gioco, e anche qui siamo stati convinti. Purtroppo non abbiamo giocato il primo Dragon's Dogma e dovremo recuperarlo, però la ciccia sembra che ci sia, sia come design, sia come approccio al gameplay, sia come varietà, come divertimento e anche come presentazione in generale della storia, dei personaggi. E per una serie di tristi e strane coincidenze, lo stesso giorno di uscita di Dragon's Dogma 2, che sarà il 22 marzo, uscirà anche l'attesissimo Rise of the Ronin, il Souls-like che promette di poter selezionare finalmente la difficoltà. Sarà questa effettivamente l'evoluzione naturale di questo genere, di questo sottogenere? Chissà. Da quello che abbiamo visto, lato gameplay,
ci ispira molto, sembra molto fluido, sembra molto divertente, molto intrattenente e ci sta. Però ragazzi, vi dobbiamo dire una cosa, quello che abbiamo visto a livello di qualità grafica, ma non in termini di fotorealismo, in termini proprio di attenzione al dettaglio, di cura di queste cose, ci fa veramente un po' rabbrividire. Cioè, io capisco l'effort, io capisco anche il poco effort, capisco il tempo, tutto quanto capisco, però davvero sembra, non sembra un gioco next gen, non sembra un gioco PS5, quindi siamo un attimo, non dico spaventati, però intimoriti da questa cosa. Speriamo che dal punto di vista del gameplay e dal punto di vista della narrativa e di tutte queste altre cose qui possa darci un'esperienza coi fiocchi, ma dal lato visivo ed artistico non ci aspettiamo chissà che cosa, vi dobbiamo dire. Aggiungo un po' di prospettiva per la questione Souls-like. Team Ninja ha creato dei Souls-like un po' particolari, che hanno un approccio molto diverso, quindi i Nioh e i Wolong. Quindi stiamo attenti quando pensiamo a Souls-like, sono comunque un genere loro, questi Souls-like. Però è importante il mettere la difficoltà, il dare la possibilità di scegliere all'utente. Il combattimento sembra molto tecnico e molto fluido, ci saranno delle scelte che influenzeranno la storia e questa potrebbe essere una cosa figa. Ci saranno anche personaggi storici presenti all'interno della trama, ma purtroppo si porta i difetti di tutti gli altri giochi del team, appunto il comparto tecnico è un po' carente, il comparto artistico è un po' carente, si concentra molto sul gameplay, ma veramente tantissimo, e sostanzialmente dal primo Nioh non c'è stata un'evoluzione a livello grafico. Spero quantomeno che il gioco giri a frame rate molto alti, quindi 120 fps su PlayStation 5. Inaspettato totalmente remake di Until Dawn. Ragazzi, chi se lo ricorda Until Dawn? Cioè, nel senso, gioco bellissimo, incredibile, molto divertente, ok? Niente di assurdo, però mi ha fatto passare delle belle serate d'estate, ma me l'ero completamente dimenticato, l'hanno resuscitato così a caso. Perché vogliono togliere quelle schifezze tipo Man of Medan, Dark Picture Anthology. Torniamo a quello che abbiamo fatto di buono. L'original. No, comunque è una mossa commerciale, perché deve uscire, mi sembra, la serie o il film, una cosa del genere, hanno annunciato in questi giorni, e è anche in occasione del porting PC, quindi più che la versione PlayStation 5 è interessante che esce su PC. Speriamo comunque che ci sia l'upgrade come siamo stati abituati con The Last of Us Remastered parte 2 per chi possiede la copia di PlayStation 4, perché ricomprare da zero un gioco del genere, no, secondo me non ne vale la pena, per quanto lo possano far bene, è un gioco comunque che si difendeva benissimo su PlayStation 4. Ovviamente, come succede sempre in questi eventi, la ciccia più ciccia di tutta la ciccia viene messa alla fine, perché vogliono farti venire un po' di acquolina in bocca, sanno che tu stai aspettando quell'annuncio, e però questa volta quell'annuncio è arrivato. Abbiamo visto veramente tante cose incredibili su Death Stranding 2. Ragazzi, quello che abbiamo avuto modo di vedere a schermo, se è engine di gioco, ragazzi, c'era scritto siamo, così, se non sbaglio, siamo a livelli inimmaginabili. Cioè, c'è quella sabbia che, a parte che è Journey, cioè proprio Journey pari pari, ma c'è un livello di dettaglio, di cura. Cioè, questo che abbiamo detto mentre guardavamo l'evento, Kojima è l'unico cristiano, l'unica persona che è sinonimo di assoluta qualità in relazione anche a un'assoluta quantità. Fa dei giochi grossi ma in cui c'è una qualità 100%, cioè non c'è un buco, non c'è un graffio, sono, non dico perfetti, ma rasentano la perfezione. Riesce a farlo perché è riuscito ad associare il suo nome a un concetto di autorialità, ed è una cosa molto difficile nel mondo dei videogiochi, soprattutto perché ci lavorano tantissime persone a questi giochi AAA. Budget, rientrare nel budget, fare questi giochi grandi è molto pericoloso se non vendono abbastanza. Già il primo Death Stranding ha usato tantissimo, qua apprezziamo molto che sul 2 si continui ad osare, da quello che si è visto almeno. Altra cosa iper interessante, durante la fine, la parte finale dell'evento, c'è stata proprio una parte in cui ha parlato Kojima in persona, annunciando che dopo Death Stranding 2, appena si finirà di lavorare a quello, lavoreranno già a un nuovo progetto in cantiere, una nuova IP, nuova di zecca da zero, e noi non potremo essere più emozionati
avanti, si tratterà di un qualcosa più verso lo spionaggio, un po' verso il classico Kojima, no? Diciamo così, e soprattutto perché sarà prossimamente l'anniversario dei 40 anni. 30, 40. 40 anni di carriera di Kojima, cioè lui sta da 40 anni a fare videogiochi. Sembra un ragazzino, vabbè, cioè, asiatico. È così, invecchiano più lentamente. È fatto genetico. Comunque Death Stranding uscirà nel 2025 e dopo il 2025 il team di Kojima si metterà al 100% su questo nuovo gioco, di cui si sa pochissimo, ha detto che non ci può dire quasi niente, ci ha detto soltanto il genere. Quindi ci accontentiamo, insomma, c'è Death Stranding 2, immagino che ci passeremo un po' di ore di gioco. Questo è stato lo State of Play di fine gennaio. Oltretutto, la settimana prossima è stato annunciato un nuovo State of Play, questo qua però incentrato prevalentemente su Final Fantasy, il 6 febbraio, quindi save the date se vi interessa Final Fantasy, soprattutto Final Fantasy 7, che deve uscire questa seconda parte. Speriamo di essere stati puntuali, di avervi riportato tutto, e vi invitiamo a commentare qui con le vostre impressioni su questo evento e raccontateci qual è il gioco che aspettate di più. Io personalmente forse il Metro per PSVR 2. Mi accodo con Metro, perché nonostante sì, Silent Hill 2 è bellissimo, però non abbiamo ancora una data, ahimè, sono molto triste, quindi a questo punto andiamo sulla realtà virtuale, ragazzi, che ha molto da dare e si sviluppa ancora poco per realtà virtuale. Forza con il PSVR 2. E noi ci vediamo, parleremo del Silent Hill uscito gratis, parleremo nel prossimo video di Persona, che ce l'abbiamo già pronto, abbiamo un bel po' di robe, quindi iscrivetevi, lasciate un mi piace, grazie ancora di averci visti fino alla fine.